dirigenti della Juventus hanno letteralmente fatto una lavata di testa a Brick nel secondo tempo. Brick, non so come si pronunci, non me ne frega veramente nulla. Hanno fatto comunque una lavata di testa all'arbitro. Questa è la rivelazione di Marca questa mattina in edicola, che affronta la situazione Cristiano Ronaldo contro il Valencia, un'espulsione che secondo i giornalisti spagnoli non stava veramente da nessuna parte, nonostante il Valencia sia una squadra spagnola. Il quotidiano Marca ribadisce che l'espulsione di Cristiano Ronaldo è stata ingiusta, appunto, e probabilmente un loro editorialista l'ha definita come una delle peggiori espulsioni di sempre, una delle più assurde espulsioni di sempre. Probabilmente l'unico ad essere convinto ancora di non aver sbagliato è l'arbitro. Ma l'indiscrezione di cui parlo in questo video è molto particolare, perché quando il primo tempo è giunto a conclusione, la Juventus aveva appena realizzato il gol del 1-0, nello spogliatoio di Valencia-Juventus c'è stata una lite molto molto accesa tra tre dirigenti bianconeri, di cui non sappiamo il nome perché Marca fa soltanto il nome di Pavel Nedved, gli altri due non sappiamo chi siano, e appunto l'arbitro tedesco. Ragazzi, c'è stata, si dice, una lite furibonda con Nedved in particolar modo, che ha inveito contro l'arbitro dicendo appunto che l'espulsione di Ronaldo non c'era, appunto, non c'era l'espulsione, non c'era alcun fallo da parte di Ronaldo, e per quanto riguarda sempre ciò che dice Marca, ha definito l'arbitro tedesco un incompetente. Una situazione molto particolare che è stata sedata dallo staff UEFA presente lì, dalla security, sicuramente un comportamento che farà discutere, ma per quanto mi riguarda, ragazzi, se volete sapere la mia opinione, io penso che abbiano fatto bene. Io ancora ricordo quando l'anno scorso fu Perez del Real Madrid in una gara a scendere negli spogliatoi a farsi sentire, guarda caso nel secondo tempo il Real ebbe tutto a favore. Ora, siccome stiamo diventando europei al 100% e stiamo assumendo una dimensione europea al 100%, io direi di tutelarci un pochino come fanno tutte le big europee, perché sinceramente, ragazzi, sto cominciando a stancarmi di essere sempre la squadra penalizzata in Europa, semplicemente perché devo assolutamente seguire sempre e comunque le regole. A questo punto, siccome c'è gente che parla con gli arbitri, siccome c'è gente che semplicemente va e fa i cavoli suoi dietro sotto sotto, a sto punto va bene che un dirigente della Juventus sia sceso nello spogliatoio del Valencia e si sia fatto sentire in caso di direzione arbitrale, secondo me scandalosa. Anche perché vi vorrei ricordare che il primo rigore dato alla Juventus è scaturito da un fallo di Parejo su Cancelo, un calcione sulla faccia che l'arbitro Brick ha punito con il cartellino giallo. Quindi, secondo la logica di quest'uomo, una tirata di capelli presunta o una spazzolata sulla testa dell'avversario è rosso diretto, mentre un calcione in piena area di rigore, che comunque contraddistingueva una zona in cui si poteva creare un pericolo da gol, quindi è chiara occasione da gol, è praticamente un cartellino giallo. Insomma, la direzione arbitrale veramente ridicola, scandalosa, che io non ho mai visto. Solo Oliver, credo, e Byron Moreno siano peggio dell'arbitro di ieri sera, ma comunque ci siamo fatti sentire. E hanno fatto bene a farsi sentire, perché molti di voi e molte persone su internet dicono: no, ma la Juve deve essere superiore a tutto. Ragazzi, la Juventus deve essere superiore a tutto questo quando la Juventus non riceve torti. Se la Juventus riceve torti, la Juventus è giusto che vada comunque a protestare, altrimenti passiamo come fessi e non avremo mai rispetto da parte di queste persone. Bisogna fare la voce grossa. Se c'è qualcosa che non c'è stato dato in maniera sbagliata, se c'è qualcosa che non c'è stato concesso, nonostante ci spettasse, dobbiamo comunque andare a farci sentire. Tutto qui. Volevo sapere da voi cosa ne pensavate.